eccolo qua. Oh, no, non ci credo. Non lo sapevo che era diviso così. Io pensavo... Allora, pensavo fosse l'ultimo livello, perché nella copertina del gioco c'è effettivamente la scena in cui loro scendono per le montagne russe, ma pensavo fosse tutto in quell'ultimo livello. No, io veramente pensavo che era l'ultimo. Le catacombe, capitolo 1. Cusco, se ti allinei con gli angoli, scommetto che ci faranno girare automaticamente. Ovvero? Che cacchio vuol dire? Ah, ok, in questo senso. Non ho ben capito. Ah, devo solo mettermi in posizione. Ah, E io che mi pensavo chissà cosa. Se ti allinei con gli angoli. Pacia come si diverte. Ok, ci sono anche le pedane di salto. Oddio, per essere la prima volta non ho idea veramente di dove cavolo devo andare. La mia bambola. No. Cos'era? Perché si sono girati? Ah, però la bambola ce l'abbiamo ancora. Ah, quindi non conta come morte il cadere. Va bene. Facciamolo allora con un filo di attenzione. Magari anche gli sprint possiamo non prenderli. Cioè, alcuni sprint magari li possiamo evitare. Ok, con calma che qua continuo a non sapere dove io devo andare di nuovo. Vabbè, la bambola l'abbiamo già presa, non ha senso andare per quella strada ormai. Ok, di nuovo è il punto di salto. Questa volta manteniamo la destra invece che stare sulla sinistra, visto che la bambola già l'abbiamo presa. Oh, calmo, calmo. No, no! Mi ha fregato di nuovo! Ci sono i tai quelli che ti girano all'inverso. Io mi aspettavo tipo un episodio da pochi secondi. Da pochi secondi, no, da pochi minuti, visto che quanto era veloce il livello, però. È pieno di sorprese. Ok, rieccoci al punto di salto. Ecco fatto. Questo pezzo è un attimo più complesso dei precedenti, però per fortuna ce l'abbiamo fatta. Ok, no, ok. Oh. 35 monete, ce l'abbiamo fatta. Ta ta te 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 te